di viaggio, tra l'altro anche abbiamo condiviso anche la camera con Doriana, quindi insomma di questo viaggio fatto a luglio del 2017. Allora io più che altro vorrei parlare, sono una biologa marina, sono una ricercatrice presso l'Acquario di Napoli, la stazione zoologica Anton Donna di Napoli, meglio conosciuta come Acquario, e lavoro lì dal 1983. In cui dalla nativa toscana, io sono aretina di nascita, sono senese di studio, ho studiato a Siena, sono laureata in biologia, sono praticamente trasmigrata a Napoli, una, diciamo, trasmigrazione al contrario, insomma, io sono andata al sud e tuttora, insomma, lavoro presso la stazione, anche se adesso in questi giorni sono in telelavoro anch'io in Toscana. E diciamo, io vorrei farvi questo breve excursus del viaggio alle Azzorre, però con gli occhiali, con i miei occhiali da biologa marina, e con una vorrei fare una piccola premessa che in genere io quando, molto spesso quando viaggio, e viaggio in posti di mare, diciamo, la biologa marina viaggia insieme a me, nel senso che non riesco a staccare. Insomma, la mia attività, insomma, o di viaggiatore, di turista, diciamo, da quella professionale. Questo può essere un bene, può essere un male, però per me il viaggio è anche un'occasione, è stata spesso un'occasione di leggere i posti, di vedere i posti appunto con l'occhio professionale. E questo delle Azzorre, devo dire, è stato un viaggio che ha avuto anche questi risvolti, diciamo, professionali. I miei amici sono molto abituati a questa mia attitudine quando viaggio insieme agli amici, insomma, per cui è capitato molto spesso che io abbia fatto raccolte, insomma, nei posti più svariati, insomma. E, in particolare, volevo dirvi, e volevo spiegarvi, brevemente, con qualche accenno magari un po' tecnico, però. Qual è il motivo di questa divagazione, diciamo, naturalistica, di questa divagazione scientifica del mio viaggio? Voi sapete tutti che le Azzorre, poi anche questa è un'immagine, diciamo, alcune immagini di queste isole, del piccolo gruppo, piccolo ma e quindi è ben affiatato gruppo con cui abbiamo fatto il viaggio. E se metti la prossima diapositiva, gentilmente, Liliana. Volevo dirvi che cosa rappresentano le Isole Azzorre, diciamo, dal punto di vista di un ecologo marino e anche di un oceanografo. Le Isole Azzorre, come sapete, sono nove isole sparse in mezzo all'Atlantico, sono veramente in mezzo all'Atlantico, sono a oltre 1.400 chilometri dalle coste dell'Africa e del Portogallo, sono portoghesi come politicamente. E sono nove isole che si espandono per oltre 600 km di distanza e tra le isole infatti si viaggia con gli aerei, non solo per la distanza, anche perché le condizioni di oceano aperto non consentirebbero ai traghetti, se non a traghetti, diciamo, c'è un traffico, diciamo, tipo commerciale di merci, ma non consentirebbero ai traghetti una navigazione, diciamo, sicura e un attracco sicuro. Quindi sono isole e sono quindi estremamente isolate, come vedete, sono a oltre 2.500 km dalle coste del Nord America, la Nuova Scozia in particolare, e 1.500 km dall'Europa. Quindi, cosa rappresentano isole di questo tipo, arcipelaghi di questo tipo? Vengono chiamati da noi biologi stepping stone. Le stepping stone sono. Se dal punto di vista letterale sono pietre, no? Le pietre su cui si cammina. Pensate ai laghetti giapponesi, alle pietre dei giardini giapponesi, no? Su cui praticamente si posa il piede e a distanza del passo tra una pietra e un'altra si possono fare, praticamente si può attraversare un laghetto, un fiume. Ecco, queste isole sono stepping stone, sono nell'Oceano Atlantico, che permettono a moltissime specie, sia animali, sia vegetali, ma sia terrestri, pensiamo agli uccelli,
marine, pensiamo a moltissimi pesci migratori, di trovare in queste stone, in questi posti, un punto in cui si possono fermare, per esempio gli uccelli, possono trovare ristoro, possono trovare un ambiente tranquillo, un ambiente che gli permette di sopravvivere e gli permette di poter da questa stepping stone ripartire per fare il salto verso il Nord America. La stessa cosa fanno gli uomini quando fanno le transoceaniche. Si fermano alle Azzorre, in particolare c'è Fayal, che abbiamo visitato, la prima isola, e c'è il porto di Fayal, è il porto proprio è pieno di diportisti che si fermano in questo stepping stone, in questa isola, e poi fanno il salto verso il Nord America. Da questo punto di vista, quindi, i grandi arcipelaghi delle Azzorre oceanici sono importantissimi da un punto di vista biogeografico e per la biologia marina. Ma come sono corridoi e stepping stone, allo stesso tempo sono talmente isolate che diventano dei laboratori dell'evoluzione. Quindi il grande isolamento può provocare il contrario. Una popolazione, una specie che arriva lì, se si trova bene, può radicarsi così tanto, può isolarsi così tanto, che può speciare in una specie di parte. Voi tutti conoscete un po' la storia delle Galapagos, no? Quelle sono più famose, studiate da Darwin, che osservò questo fenomeno, che in ogni isola praticamente c'erano specie diverse, molto simili, molto affini, ma specie diverse. Perché l'isolamento riproduttivo, l'isolamento geografico, che poi diventa un isolamento riproduttivo per molte specie, in migliaia, se non in milioni di anni, può portare alla speciazione. Andiamo avanti. Quindi l'importanza delle Azzorre, come di altri arcipelaghi, eccoli qua, gli altri arcipelaghi, è quello di essere sia degli stepping stone, ma sia dei laboratori di isolamento, dei laboratori dell'evoluzione. Le Azzorre, infatti, assieme alle Canarie, a Madeira, le Canarie sono spagnole, Madeira è di nuovo portoghese, e a Capoverde, che sono uno stato indipendente, fanno parte di una grande provincia biogeografica, una regione biografica, quella che i biologi chiamano provincia biogeografica, che si chiama la Macaronesia, un nome un po' buffo, proviene dal greco, che significa le isole felici, quindi già nel nome c'è. C'è tutto, e quindi è questo nome collettivo che si dà a questa provincia oceanica dell'Oceano Atlantico, di cui fanno parte anche le Azzorre. Queste isole della Macaronesia hanno una biogeografia, quindi ospitano specie vegetali e animali uniche, quindi hanno quello che si chiamano gli endemismi, no? Cioè hanno specie endemiche, specie uniche, unicità, anche perché. Pur essendo vulcaniche, ed essendo tutte vulcaniche, tutte relativamente recenti, non hanno più di 8-10 milioni di anni, è un tempo sufficiente comunque per la speciazione biologica. E non sono mai, mai, dico mai, nella storia geologica state unite al continente, né al continente africano, né al continente, né alla placca euroasiatica, ok? Quindi questo lungo isolamento ha provocato questa flora e questa fauna davvero uniche. Il mare però ha meno confini, ha meno barriere della terra e a mare la Macaronesia ha una fauna e una flora di tipo temperato caldo e subtropicale, le Canarie, Madeira e le Azzorre, e di tipo quasi tropicale, però senza ancora i coral reef, non ci sono le barriere coralline, a Capo Verde. Io sono stata l'anno scorso a Capoverde. E quindi la flora e la fauna delle Azzorre è molto simile, anche se siamo in Atlantico, per la presenza della corrente del Golfo che le investe in pieno, le investe in pieno le Azzorre, ha una fauna e una flora che è molto, molto affine al Mediterraneo. Se vediamo le prossime diapositive, ecco, questa è la caratteristica, diciamo, isole vulcaniche, quindi verdeggianti con tantissima acqua. In basso vedete la presenza
siamo a Fayal, addirittura di due crateri gemelli, quindi isole molto molto verdi, come in genere sono le isole vulcaniche, ma hanno anche zone molto brulle. Sopra la foto si vede proprio ancora una colata freschissima di lava. Qui siamo a Pico, che è la più vulcanica e una delle più recenti dell'arcipelago. Andiamo avanti. Quindi c'è questo contrasto alle volte molto forte tra la vegetazione veramente quasi subtropicale, in alcuni momenti veramente molto lussureggiante, una quantità di fiori incredibile. Andiamo Scusa, avanti. scusa, si può intervenire un attimo? Sì, La prego. foto, quella precedente, ecco qui, Siamo in un lago interno. dove c'è il lago con tutte quelle cascate, no? Puoi dire qualcosa? Questo è un lago interno, sono piene di laghi interni che la maggior parte delle volte sono di origine vulcanica. Sono bacini vulcanici che sono rimasti poi isolati perché queste isole sono, ripeto, sono relativamente recenti e quindi poi si colmano con le acque di tipo pluviale, di tipo meteorico, diciamo pluviale, ed è pieno di questi laghi interni e di queste cascate. Cascate, molta acqua, anche perché sono molto piovose le Azzorre, insomma, conosciamo tutti l'anticiclone delle Azzorre, insomma, e tutto il cattivo e il buon tempo in Mediterraneo è molto regolato dai fenomeni che accadono in queste zone dell'Atlantico. Posso andare avanti? Scusa. Posso andare avanti? Sì. Allora, la foto precedente, scusa Liliana, era per dirvi appunto che si alternano isole molto verdeggianti a zone come Pico, sopra Pico, le prime due foto e anche la terza in basso. A destra è Pico, veramente che sembra che la lava sia uscita praticamente ieri diciamo, potrebbero essere isole hawaiane, ecco. O il vulcano, qua c'è il Capelino, a Fayal, il vulcano che ha, diciamo, che ha avuto l'eruzione più recente che si conosce su queste isole, è del 1956-1957, addirittura ha allargato una propaggine dell'isola e ha diciamo anche distrutto un faro, insomma si può vedere questo faro che è semisepolto e si può visitare appunto un museo molto interessante. Andiamo avanti e vi dicevo il mare. Il mare dovete pensare che siamo in oceano, in pieno oceano Atlantico. Quindi il mare praticamente come lo vedete ora, questo è da considerarsi calmo. E comunque sono coste molto frastagliate, piene di anfratti, piene di promontori, piene di isole, di scogli, di faraglioni, tutti di origine vulcanica. Però proprio per questo ci sono delle zone, e questo vedete le foto qua in basso, che sono chiamate le piscine naturali. Sono appunto aree di mare aperto, che però sono naturalmente chiuse da scogli, da anfratti. Hanno quindi un accesso al mare più limitato e quindi qui le condizioni, diciamo anche per fare il bagno, sono accessibili. Infatti quasi tutti i locali fanno il bagno e anche i turisti si fa il bagno in queste piscine naturali, perché al di fuori di questi contesti, insomma, il mare è piuttosto arzillo. Andiamo avanti. Qui c'è, credo, ecco, questa è una particolare di una zona rocciosa, è in queste piscine che sono appunto rocciose che io ho campionato gli animali che vi dico che vi presenterò fra un attimo. Ecco, se noi mettessimo la testa sott'acqua, se io mettessi la testa sott'acqua qui, potrei dirvi che sono in Sicilia, che sono a Malta, che sono in Tunisia, ok? E invece sono alle Azzorre. E abbiamo più o meno le stesse specie di pesci, queste stelle che vedete sono le stesse,
molte delle alghe sono le stesse. Andiamo avanti. Vai pure avanti, Liliana. Ecco, questa è proprio presa, questa è una foto che io avevo, quella precedente, scusa Liliana, che io sono riuscita a fare, avevo una macchina che era anche, diciamo, subacquea. Questo è l'interno di una delle piscine lì a Flores. Io ho campionato in due piscine a Flores, due piscine naturali a Flores, e nella baia di Porto Pim a Faial, dopo aver fatto, insomma, che è un posto molto tranquillo dove si può fare. Ecco, questa è una visione che noi potremmo vedere in Mediterraneo tranquillamente. Andiamo avanti. E anche questo, vedete, c'è una murena, c'è uno spirografo, e qui introduciamo i miei vermetti, cioè gli organismi che studio io. Andiamo avanti. E però, insomma, non posso non nominare quella che è la peculiarità delle Azzorre. Cioè, le Azzorre sono un punto nodale del passaggio di almeno 12 diverse specie di cetacee e di una anche fauna pelagica, di grandi pelagici come tonni, come squali pelagici, come le mante. Qua vedete in basso a sinistra, vedete la manta atlantico-mediterranea, ce l'abbiamo anche noi, la Mobula mobula, e è il posto in cui c'è l'assembramento più elevato al mondo di capodogli. Va bene? Fatto sta che li cacciavano ancora fino al 1986, poi li cacciavano dalla riva, semplicemente avvistandoli e andando a mare con le barche, perché loro erano già in pieno oceano. Quindi si possono visitare adesso interessantissimi i musei, noi ne abbiamo visti due, uno a Pico e uno a Flores, che erano vecchi stabilimenti per il trattamento della carne e delle carcasse di balena, e che adesso sono stati riconvertiti in musei della baleneria, e sono veramente interessantissimi. Quindi non possiamo non tenere conto di questa cosa, che è una delle cose più attrattive. Sia a Pico che a Faial stanno veramente moltissimi istituti di ricerca che hanno, e anche ONG che lavorano sui cetacei, sul whale watching, che utilizzano il whale watching per fare ricerca sui cetacei, che è l'unico modo, dati i costi di questo tipo di ricerca, che si può sostenere questa ricerca in questo modo. Andiamo avanti. E, ecco, adesso dovete perdonare questa inclusione, diciamo, un pochino più tecnica. Che cosa ho campionato io? Perché mi interessava le Azzorre in quanto stepping stone, in quanto laboratori. Io studio un gruppo di, sono una zoologa, studio un gruppo di animali che sono i policheti, sono vermi marini segmentati. Praticamente pensate all'equivalente dell'ombrico a terra, va bene? L'equivalente dell'ombrico a terra, e il ruolo che ha l'ombrico a terra lo fanno questi animali a mare. Sono organismi molto molto diversificati, e io li utilizzo, io come altri zoologi, come organismi modello. Cos'è un organismo modello? Un organismo modello è un qualunque essere vivente, animale o vegetale, che ha alcune caratteristiche della sua biologia, della sua ecologia, del tipo di crescita. In genere sono organismi che crescono velocemente, che si allevano con una certa facilità e che quindi possono essere utilizzati in diverse discipline. Generalmente si usano in biologia, ma anche in fisiologia, in medicina, in biotecnologie. Per poter studiare meglio, utilizzando questi organismi, e poter studiare a fondo e capire meglio fenomeni e processi fondamentali della vita, fondamentali della vita, e molto generali. Con cosa? Con l'aspettativa che dallo studio di questi modelli, limitati perché magari sono pochi organismi, noi possiamo derivare, possiamo inferire conoscenze generali, applicazioni tecnologiche, biomediche, farmacologiche e anche ecologiche più ampie, più vaste, che vanno oltre l'utilizzo di questo singolo o questi pochi organismi e al di là della loro distribuzione locale. Vi faccio un esempio. Si è imparato tantissimo della genetica umana, lavorando sul pisello, come ha fatto
sui piselli, pisel, normale pisello che noi usiamo per mangiare, Mendel, e utilizzando il moscerino della vite, la drosofila, il moscerino della vite. Attraverso l'uso di questi due modelli noi abbiamo capito quasi tutto di quello che è la genetica umana. Siamo riusciti a spiegare quasi tutto utilizzando due modelli che con l'uomo non hanno nulla da spartire. Per fare un esempio più recente, noi oggi studiamo per il virus antivirali e studiamo vaccini utilizzando come modello cosa? I topi, che sono nell'ambito dei mammiferi il modello di mammifero più semplice e più vicino, però, essendo un mammifero anch'esso, all'uomo. Quindi andiamo avanti. Quindi io volevo utilizzo e conosco questi organismi, e che cosa volevo studiare? Siccome io sto studiando il flusso genetico delle popolazioni tra l'Europa e l'America, le azzorre sono nel mezzo, e quindi utilizzavo le azzorre come, appunto, vi dicevo, stepping stone, come laboratori naturali e quindi ideali per studiare il flusso di alcune specie modello, per capire attraverso queste specie modello di questi vermi marini che sono in Mediterraneo, che sono, penso che fossero anche alle Azzorre, che sono anche nel continente americano, per capire queste popolazioni come sono collegate, se sono interconnesse, o seppure ci sono dei fenomeni di speciazione. Quindi voi sapete il flusso genico o genetico, praticamente la migrazione, la dispersione di individui, ma gameti possono essere propaguli, larve, adulti, la migrazione di una qualunque popolazione di una stessa specie o all'interno di un'area geografica, va bene? Il napoletano che va al nord, il milanese che va in Sicilia, si muove all'interno dell'Italia, della popolazione italiana, oppure tra aree geografiche diverse. Io che vado negli Stati Uniti e che magari poi là mescolo i miei geni con i nativi americani, insomma. L'esempio dell'uomo credo che sia idoneo e attinente, perché gli esseri umani hanno sempre migrato e si sono sempre sparsi intorno al globo, insomma, mescolando i propri geni e operando un flusso genico tra le popolazioni. Andiamo avanti, e quindi vi dico che io per concludere avevo cinque specie, cinque modelli che avevano tra l'altro anche una biologia molto diversa, e queste cinque specie erano tutte associate alle alghe. Quindi queste alghe che voi vedete in queste foto, questa è di nuovo la mia piscina a Flores, e qui c'è queste alghe che io semplicemente grattavo in apnea, andavo semplicemente con praticamente dei guanti e dei sacchettini, portavo, e poi mi ero comprata un'insalatiera di plastica e cercavo da queste alghe di tirar fuori questi organismi. Ho trovato tre specie, vedete, quelle cerchiate in rosso sono le tre specie delle cinque che io cercavo, quindi diciamo che il mio catch è stato buono. E quando le trovavo, avevo un fissativo, che è l'alcol assoluto, praticamente l'alcol che si usa anche per fare i liquori, tanto per capirsi. L'alcol che si usa per fare i liquori è un ottimo fissativo che mantiene inalterato il DNA, ok? Per cui poi gli organismi in questo modo possono essere trattati in un modo particolare e si può fare poi la sequenza del DNA e vedere appunto le affinità di queste popolazioni delle Azzorre rispetto alle popolazioni che io ho in Mediterraneo, rispetto alle popolazioni che io ho in Nord America. E fare delle ipotesi dei loro eventualmente spostamenti. Ora, questo può avere implicazioni, per esempio, nel caso che parliamo anche di pesci, se noi guardassimo le larve dei pesci, quindi vedere gli stock ittici tra
tra questi continenti e nell'ambito dell'Atlantico. Insomma, ci sono varie cose interessanti riguardo al flusso genico, a studiare le connessioni fra popolazioni diverse, ok? Insomma, è alla base anche della pesca e di tante attività, insomma, umane. Allora, io spero, insomma, di non essere andata troppo in tecnicismi, ma di avervi dato un'idea di quello che nell'ambito che ha l'atere di questo viaggio, diciamo, io ho cercato di campionare, purtroppo rinunciando una volta a Flores anche a fare un trek, perché però devo dire che la piscina di Flores è stata quella che mi ha dato le soddisfazioni migliori, quindi diciamo è stata una perdita, però insomma a vantaggio di altre cose. E volevo ringraziarvi per la vostra attenzione, per l'interesse, e soprattutto ringraziare i miei compagni di viaggio, devo dire ideali, anche perché molto molto pazienti nei miei confronti, che insomma non sono stata una grande camminatrice, però a mare me la sono giocata meglio. Io vorrei dire una cosa, Maria Cristina, sì, che è stato veramente fantastico incontrarti e avere la stanza piena di vermiciattoli in tutte le varie boccettine, e lì ho imparato, eh sì, delle cose meravigliose. Tu l'hai vissuto in prima persona più di altri. Ed era bellissimo. Anche nella piscina a Flores, quando ho fatto la prima raccolta, c'eri due scia. Ma una meraviglia, però Cristina, oltre ad essere una biologa, ad essere così seria, è anche bravissima a fare altro che noi aspettiamo adesso. Già, anche ci perché facciamo una bevutina. Ti facciamo, esatto, una bevutina. Sì, anche io mi racconto agli altri. Posso fare una? Posso torno subito. Ma voglio sapere, dopo ti lascio la parola. In questo periodo in cui tutti noi eravamo a casa, ogni sera Maria Cristina ci ha regalato un momento veramente meraviglioso, e spero che adesso possa regalarlo anche a voi. Poi fai pure la domanda. Ecco, adesso che lei torna. Ciao, io piuttosto che divermi, sono un pochino più attratta dai nodi branchi. Ah, io, beh, no? Un altro bel modello. Perché io sono stata alle Azzorre, però c'ero andata senza attrezzatura subacquea, e quindi non avevo, avevo fatto apnea, ma non avevo fatto molte ricerche. No, ma anche io ho fatto apnea, eh. Anche sì. Ma i nudi bracchi stanno un pelino più sotto dei tuoi vermi. No, infatti io non ne ho visti. Infatti. Vabbè, non li hai visti. Ok, allora dovrò tornarci per andare a vedere. Sono convinta che ci sono, però lì ci voleva le bombole e insomma non è... Non, conciliare anche l'immersione subacquea... sarebbe stato proprio sganciarsi totalmente sia dal gruppo, sia dagli itinerari, sia dai programmi, perché no, dovevi andare. Quando vai a fare l'immersione subacquea, devi andare a fare l'immersione subacquea. Lo so. Era un altro viaggio. Perché... No, ma perché io sono andata all'Elba e ci ho aggiunto dei giorni per andare a fare l'immersione. Ah, ecco. Volendo, lei poteva fare quello. Sì. Devi fare una cosa veramente dedicata all'immersione, perché dipendi dalle condizioni meteo, non puoi stare a quel punto, fai vita separata da tutto. Ti chiedevo solo se li avevi visto, però tanto non puoi. Posso fare una domanda che è un po' trasversale? Certo. No, aspetta, che lei prima ci aveva una sorpresa. Prima glielo fai dopo. Okay, dopo, scusa. Dai. No, scusa. Vai, aspettiamo che ci canti una canzone. Ah. Ok. Vai, Maria Cristina. Va bene, allora, anche questo, insomma, non è stato... vedete un po' la chitarra? Sì, la vediamo, sì. Insomma, anche questo ho selezionato qualcosa che fosse, diciamo, che avesse, come dice
il grande Vasco Rossi un senso a questa storia, insomma, voglio trovare un senso a questa storia. E quindi, se no, e allora ho pensato di farvi come primo pezzo, volevo farvi un pezzo di Edoardo Bennato, che poi è napoletano, quindi sono un po' di parte, ecco, e che è L'isola non trovata, insomma, che credo che sia idoneo perché, insomma, le Azzorre, stiamo parlando di isole, poi L'isola non trovata è questa idealizzazione, no? Quest'isola ideale che ognuno di noi trova, cerca o trova, insomma, penso che ognuno di noi ha un'isola nel cuore che ha visitato, insomma, io ne ho tante e devo dire che le Azzorre e soprattutto Flores, sono una delle isole non trovate che mi è rimasta proprio nel cuore. Quindi, l'isola non trovata. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci è pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione. Se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Brava, brava, Seconda stella brava, brava, destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla. Ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato
e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Brava, brava! Grazie. Brava, brava Maria Cristina. Ok. Allora adesso Massimo, brava. Se vuoi puoi fare la domanda. Sì, è una curiosità perché ho visto che si parlava di larvette. Di larve, sì. Allora, io 3 mesi fa, prima che succedesse tutto sto pandemonio, ero in Nuova Zelanda. Sono andato a vedere una grotta vicino a un lago dove siamo entrati con una barca, tutto un percorso, insomma, tutto complicato. Ci hanno raccontato che esistono questi animaletti, adesso non so della definizione esatta, che esistono solo lì. Sì. E ci hanno fatto una testa così che sembrava che fosse una roba dell'altro. Allora ero solo curioso di capire se effettivamente ci hanno raccontato il vero. Sì, sì, cioè è vero, perché le grotte sono isole. È come se fossero isole. Le grotte, gli ambienti trogloditi, diciamo, troglobi, insomma, le grotte, sono molto isolate, poi ci sono condizioni molto particolari di, ovviamente, di luce, alle volte zero, di umidità, di temperatura. Le grotte sono ambienti estremamente più stabili di quanto noi ci possiamo immaginare. Magari ci sono grotte che hanno una temperatura fissa di 14 gradi tutto l'anno. Quindi, anche lì ci sono fenomeni di speciazione nelle grotte straordinarie, come se fossero delle isole all'interno della terra stessa. Quindi conosco questo posto in Nuova Zelanda, ci sono stata anch'io, in Nuova Zelanda anche cioè per lavoro, anche lì lavoro e quindi è assolutamente vero. Sì, sì, sì. Sì, sì, con tutte insetti. Le precauzioni. Sono delle larve di insetti, sì. Sì, non si poteva andare più di tot persone, assolutamente al buio, insomma tutta una serie di... Certo, perché tu hai una... proprio in questi ambienti, proprio perché sono stabili, la presenza umana può avere veramente, può provocare un disturbo e un'alterazione, diciamo, della costanza delle condizioni che proprio può pregiudicare poi la sopravvivenza di questi organismi che si sono adattati proprio a queste condizioni. Non so come se mi sono... Va bene, grazie. Ci sono anche delle grotte in Sud America simili, che hanno specie diverse, ma molto simili, che hanno questi fenomeni di luminescenza, anche in Patagonia, così. Sono specie diverse, affini, però specie diverse. Grazie. Prego. Io volevo chiederti, ma ogni isola è un mondo a sé oppure si assomigliano tra di loro come flora e fauna? Come flora e fauna sono, non sono come le Galapagos, sono molto più affini. Poi sono differenziate, se la mia impressione è che sono differenziate da un punto di vista più che altro anche culturale. Sono Faial'e è un pochino, c'ha questa... È la stepping stone dei diportisti, Alto Pico, veramente con questo vulcano, questo, tra l'altro è la cima più alta di tutto il Portogallo, oltre 2000 metri, insomma è molto recente, veramente Pico sembra che ha eruttato e la lava è uscita il giorno prima, insomma. Sì, sono un po' diverse, anche se c'è questo fattore comune che è questa vegetazione veramente lussureggiante e queste coste molto frastagliate, molto rocciose, molto, molto impervie, insomma. No, perché pensavo, essendo così distante fra loro, magari i pesci rimangono sulla costa e non si allontanano, non vanno nelle coste a 600 chilometri di fronte, no? No, si spostano le larve, appunto, come dicevamo.
ed è proprio lo studio della connettività delle popolazioni che ci dice, guardando la genetica, quanto si spostano. Più un flusso genico è attivo, e più le popolazioni si assomigliano. È come nell'uomo, no? Più alcune popolazioni, alcune nazioni hanno avuto scambi, più tu hai le mescolanze, no? Guardate in Sud America, con i nativi americani, insomma, ormai si sono meticciato, insomma, lo vedi, no? Dopo tanti, ed è bastato qualche secolo, diciamo, dalla conquista dell'America, che insomma le popolazioni native sono quasi scomparse, insomma, e c'hai questa mescolanza, in cui però se vai in Sud America tu vedi proprio comunque il tratto indigeno in qualunque soggetto, lo vedi ancora, ma la popolazione indigena non c'è più. Allora, perché il flusso genico è stato con l'Europa, è stato, dopo la conquista dell'America, è stato dirompente, diciamo, no? Quindi lo vediamo anche con le popolazioni umane, immaginati con i pesci o le cose. Ascolta, se vuoi ci puoi fare un'altra canzone per chiudere il nostro aperitivo. Sì, va bene, sì. Ragazzi, l'ultimo aperitivo, che ci fa la canzone? L'ultimo aperitivo, allora, l'altra che ho scelto è di Armstrong, e non poteva che essere What a Wonderful World. Cioè, ah, ok. Un mondo meraviglioso, non so perché... Mi sembrava, dopo aver visto le bellezze, diciamo, di queste isole, che poteva essere appropriata, se vi va bene. Certo, certo. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright, blessed day and the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends met checking in and saying, I do you do. You're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces, people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,
What a wonderful world. Yes, what a wonderful world. Brava, brava. Grazie, grazie, grazie. Grazie Maria Cristina. Prego. Brava, brava. Allora, salutiamo tutti. Se volete sì. Riaccendere così vi vediamo le facce. Si sono tutti spenti, andate. Tutti senza facce. Ciao. Okay. Ciao. Grazie, almeno... Ciao Maria Cristina. E Doriana soprattutto per avermi ridato la possibilità, la verità, di rifare il viaggio, diciamo, di andare a... perché ho dovuto scegliere le foto, vedere, ma qui è stato veramente un lavoro. Molto un piacere, un piacere. Ho rifatto tutto il viaggio. E qual è l'isola che ti è piaciuta di più? Non so se sono in ascolto, ma se ci sono saluto, se c'è qualcuno oltre Doriana dei miei compagni, ovviamente. Guarda, c'è Antonio che è innamorato delle Azzorre, che voleva chiederti qual era l'isola che ti è piaciuta di più. Beh, io l'ho anche detto prima, io a Flores ho lasciato proprio un pezzettino di cuore. Non lo so, anch'io. Flores proprio. Anch'io sono d'accordo. Ah, quindi Flores è la migliore. Però è veramente un paradiso per me. Flores è quella che mi ha toccato di più. E poi devo dire anche Faial, mi è piaciuta molto. Vabbè, poi Faial c'era anche questa suggestione, insomma, io avevo letto La donna di Porto Prim di Tabucchi, insomma, quindi c'era un po' anche questa, e poi insomma è il punto in cui arrivano i diportisti, insomma, fare la transatlantica era stato uno dei sogni della mia vita che purtroppo non ho realizzato, quindi vedere tutte queste barche che partivano, mamma mia, è stato proprio, devo dire, però Flores... Nella tua prossima vita fare la diportista. Okay. Però Flores è quella che mi è rimasta più nel cuore, diciamo. Più nel cuore. E te Antonio, anche a te? Sì, Flores e anche il Corvo. Magari la prossima volta che Maria Cristina andrà a Flores farà l'escursione a Corvo, che è ancora più isolata. Quella più lontana, quella lontana. Quella più lontana. 10 chilometri da sì, Flores. L'abbiamo vista. Ed è piccola ma stupenda, anche Corvo. No? Ah, sì. Pensate che ha solo 450 abitanti. Sì, aspetta. Sì. Va bene ragazzi, ti ringraziamo tanto Cristina. Prego, grazie. Ciao. Saluti a tutti. Ciao ragazzi. Buona sera. Buona serata. Chi mi chiama? Liliana. Aspetta che chiudo la registrazione. Grazie. Ciao. Ciao Maria Cristina. Ciao Maria Cristina. Ciao Doriana, ciao. Interrompi registrazione.